Nell'incontro riservato alla presentazione delle prossime attività autunnali, la cooperativa Caleidus, impegnata nel settore educativo e formativo, ha presentato nella propria sede di Via Formicone 1 il nuovo servizio La Lumaca, un progetto pedagogico a diretto contatto con la natura rivolto ai bambini dai 18 ai 36 mesi. Servizio diretto innanzitutto dedicato alle famiglie e diretto a bambini dai 2 ai 3 anni. Vuole essere un servizio, diciamo, accogliente, in stile domestico, un po' come stare in famiglia. E non a caso la scelta del piccolo gruppo, quindi saranno 5 bambini o al massimo 7, con uno o due educatori o comunque insomma, a turnazione come sempre succede nelle attività educative. Quello che è, diciamo, lo stile che vuole tenere in piedi è lo stile legato a Gianfranco Zavalloni, dico liberamente ispirato nel senso che vuole ispirarsi a quella che secondo lui è la libertà di godersi la natura, di accorgersi della stagionalità, di avere un luogo confidenziale, di poter disporre di un canneto, di alberi, insomma, mani nella terra, e questo è quello che ci piacerebbe, insomma, fare con i bambini, avere uno stile più naturale, ecco. Per le famiglie che fossero interessate a questo servizio possono già prendere contatti a partire da settembre, giusto? Sì, esatto, dal 15 di settembre c'è una prima apertura legata all'accoglienza delle famiglie, di chi vuole vedere questo luogo, capire anche un po' lo stile parlando con noi, perché a volte, insomma, l'aspetto del luogo dà un'informazione, ma poi sono le persone che ci lavorano dentro che ne consegnano un'altra, consegnano proprio lo stile reale e anche probabilmente concreto di quello che poi viene a crearsi. Come nasce il bisogno appunto di creare questo nuovo servizio, la Lumaca? Allora, il nostro bisogno è quello di rivalorizzare i piccoli gruppi e quindi anche in questo caso, cioè così come ci accade con i bambini e con gli adolescenti, anche in questo caso ci piaceva, ecco, portare alle famiglie un servizio nuovo che desse questo messaggio, che il piccolo gruppo ha una sua importanza, un suo valore, consente nell'ordine dei massimo 7 bambini un dialogo veramente a 360 gradi anche fra di loro e anche con l'adulto, in buono scambio. Oggi presenterete anche le vostre attività autunnali, un appuntamento fisso è la Fiera di San Rocco, dove la gente vi può ritrovare con i vostri giochi in legno, altre attività autunnali in cui sarete impegnati. Allora, in questa sede saremo impegnati in altre attività a cui teniamo molto, e sono le attività musicali, sia di percussioni che di chitarra. E le percussioni legate sia diciamo, ad un lavoro più individuale, ma noi privilegiamo il lavoro di gruppo, di piccolo gruppo, quindi anche in attività di piccolo gruppo, percorsi legate alle percussioni sullo strumento, quindi sui tamburi, djembé, sono strumenti tradizionali prevalentemente africani, e poi anche invece sulle percussioni del corpo, che secondo noi sono molto interessanti anche proprio a livello di coordinazione del corpo. Insomma, i bambini si divertono e secondo me apprendono cose molto interessanti, spingono in delle aree dove non sono abituati ad entrare, quindi può avere un duplice vantaggio. E altre attività sono legate al post scuola che riserviamo in particolare alle scuole Carchidio, nel senso che facciamo un servizio in più, li andiamo a prelevare alle 4:20 e li portiamo in questo servizio nostro che dura fino alle 6:30. È un servizio che prevede attività ricreative, di gioco, artistiche, espressive, quindi non compito, a meno che non sia proprio richiesto, e quindi ci ritagliamo una mezz'ora, tre quarti d'ora per un ripassino. Però, essendo già bambini che fanno il tempo pieno, ci interessava creare un luogo di relazione, gioco e insomma di altro tipo che non assomigliasse troppo alla scuola, ma che consentisse ai bambini di avere un bello scambio e divertirsi un po' insieme. Federico Lega per Faenza Web TV.